Ma allora a voi un saluto, come sempre, buongiorno, buongiorno, un saluto a YouTube del futuro, un saluto a Twitch ora, un saluto al nostro amico Testa, salve, un saluto a chiunque, un saluto sempre a chi entrerà in live, a salutare anche per poco, un saluto a chi la recupererà a parte e un ringraziamento sempre a chi appunto supporta. Al di fuori di... sia all'interno, sia su Twitch, sia su YouTube, sia al di fuori effettivamente, in real life. È sempre un piacere, un piacere. Allora, io credo fortemente che oggi si possa chiudere effettivamente. Siamo semplicemente i Lord arrivati, quindi si può fare, un attimino, aia porca mignotta, un attimino qua mi devo impostare il tutto, devo riprendermi e rimettermi il tutto in ordine, ok, ci siamo, ci dovremmo essere, un piccolo test, prova, ok, ci siamo. Perfetto. E quindi, allora, la mia idea era quella di partire con i quattro re. Con i quattro re perché, andando per quella che è la loro strada, si può recuperare il tizzone gigante, che è quello che permette di potenziare questo bambinello al suo massimo potenziale. Molto interessante come roba. Quindi, oddio, però sto pensando, forse conviene, pensatore, no, questo non è Elden Ring, ok, forse conviene ravvivare la fiamma effettivamente al massimo, almeno quello lì del questo del santuario, cioè ci può stare come cosa. Quindi famo questa porcatella, ravviva. E ok, 20, 20, ci stanno tutte. E andiamo. Ah, aiuto. Aiuto. Ok. Allora, queste live mattutine mi stanno distruggendo. Ma perché non mi sta capitando la possibilità della stream pomeridiana, porca miseria. Domani, teoricamente, se tutto combacia per come deve, si può fare. Quindi, finalmente si ristreama anche di pomeriggio. C'è cioè un minimo di... Wow, cos'è stato questo doppio... Questo doppio incredibile sliding... spigolo nemico. Allora... speriamo di poter un attimino riprendere anche con quelle pomeridiane. Se no qua io sopravvivo. Ah, che zona di M. Una zona di Emmental questa. Me ne abbiamo. Di maledizioni transitori. Due. Bah, va bene. E qui ci sono i nostri amici Fantasmelli, un attimino sistematino il microfono e via. Eccoli. L'importante è shottarli. L'importante è shottarli, non ci provazzi. Ok. E via. Devo sistemare un po' un attimino qua il... Ok, in modo da vedere meglio. Perfetto. Allora. Dunque. Ho notato con piacere, con molto piacere, è una cosa che io non reputo banale, come la live caricata, porca merda, la live caricata su YouTube dell'ultima parte di Resident Evil 2, almeno a livello di views si è andata molto meglio rispetto alle altre, oddio. Consideriamo che le altre ne fanno 10,
Sì, siamo lì. Quella ha toccato le 40, che per me non è, considerando il periodo, non è per niente una roba negativa. Ci si parte anche da questo, quindi va benissimo. E niente, voglio sempre ringraziare tutto qui. Che fa piacere se si arriva a vedere quello che faccio, se si arriva a vedere quello che porto, fa sempre piacere. Chi è? Questo. Per il resto, torniamo dopo questo piccolo excursus. Non urlare, non urlare, non la colpisco. Ecco, questa potrebbe essere un po' il downside dell'Amazzona qua. Il randello gigante, questo andarsi ad incastrare contro le pareti, particolare, pericoloso come discorso, però vabbè. Oh cazzarola. Oh merda. Via via via. In base a dove è messo, difficilmente arrivo a colpirlo. Aiuto, 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 aiuto. Manuto, perché sei caduto in un imbuto? Allora l'hai voluto, allora ti è piaciuto. Aiuto, 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 aiuto. Sei come un pescatore, caduto in brutte acque. E non vuoi... cazzo, non mi ricordo come fa. Oh no! E ti vuoi salvare, per non annegare, per non annegare, per non annegare! Colpiamoli, nemici, però. No, quello sta a terra! Quello è a terra! Non lo colpirò mai. Oh, oddio, vero, l'R2. Perfetto. Perfetto. Qua dentro. Olla. Salve. Madonna, che lentezze il randello. Ok. Boh. Ha droppato. Due, va bene, di maledizioni transitorie. Altre due vanno più che bene. Mo' si sale. Oh, cazzarola. Non nelle scale, che se cado sono problemi. Via, via, via. Ci siamo? Beh, forse. Ehi. This is a Will. surprise. I get few visitors, save for ghosts. You have the Lord Vessel. Very impressive. I Very know exactly impressive. what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. Chiave del sigillo, meraviglia, meraviglia. Phoenix, Four kings slumber in the deepest chamber of the room. You have the secret allo, passage. Unknown, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. Abyss. This is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the abyss. If you can find him and learn from him, the abyss may prove surmountable. Ok. Hello there. What Hello is it there. that key to the seal is now in Hello your there. hands? I will help you in any way possible. Ok. New Londo was sacrificed to contain the dark wraiths. Mark my words, the dark wraiths are the enemies of man and any living thing that has a soul. They were never meant to roam again. Ok. New Londo was Ah, stessa roba, vabbè. Vendi. Nulla maledizioni. Non sei maledetto, cosa positiva. Va bene, andiamo. Let's go. Quindi riscendiamo. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ah, porca merda. Perché mi ha colpito in quel modo così aggressivo? Non è che per caso ho finito. Oh, che bellezza. Ho finito l'effetto della maledizione. E io non l'ho messa nell'inventario rapido. Ah! Cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. Usa. Sta cagata. L'ha usata? L'ha usata? Penso di sì. Non mi... No, per favore, help! Rotola! Ok, l'ha usata, va bene. Ok.
Allora, se abbiamo di qua. Altri di questi stronzoni, eh? Anima Cavaliere Valoroso, dai, scendiamo, ok. Olla! Titanite verde grande, ok. No, 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 siete proprio in una posizione davvero, davvero poco scomoda. Avete presente? Scomoda. Ok. Allora. Quella non si leva quella leva, chiave del sigillo. Eccolo, il sigillo. Via. Boom. Ok. E si toglie l'acqua Petit Londo. Questa Venezia 2.0. Ok. Adesso. Si può? Si può. Ascensore se può. Ora sì. Ok. Via. Ah. I Darkwraith! Eccoli! Ok, vengono stunnati, cosa bellissima. Pezzo! Questa è ancora più bella come roba. Questa è una roba ancora più bella. Il fatto che loro droppino i pezzi di titanite. È una roba incredibile. Allora. Vasi. Questi vasi. Non la contano giusta. Anima Cavaliere Valoro. Merda! Aia, ha dovuto colpire per forza. Oh, stronzo. Ok, 3200. Andiamo. Cazzo, sento dietro. Mamma mia, meno male che ha fatto il liscio. Ehi, tutta la combo devi fare, amico. Piano. Non ci prova. Ulla, brutto lui. Bruttissimo lui. No! Ok. Porca miseria se il randello è tosto. Va bene. Non lo ricordavo così. No, però magari colpiamoli i nemici. Gli enemies. Is. Ok. Via. Droppi? No! Ovviamente. Ok. Saliamo. Era qui in zona il tizzone gigante. Se non erro. Dovrebbe essere in zona. Ok. Proviamo di qua. Aiuto. Manuto? Forse quello? È questo? Dovrebbe. Ah! Parababa, ba, 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 ba. Va bene. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ora però l'obiettivo è quello di chiudere direttamente quella che è la zona, in questo caso. Zona de merda. Leggermente. Però vabbè. Allora. Salve. Fuori via. Non droppi? Ha droppato. Pezzo, bellissimo, bellissimo. Continuate in questa maniera. Questo ho scoperto solo da poco essere, esatto, una parete invisibile.
Ma da poco, veramente da poco? Perché non ne avevo la minima idea. Ok. Va bene. E qui abbiamo un altro pezzo. Credo. No, forse no. Ma dovremmo essere vicini per arrivare a potenziarla più 15, effettivamente. È perché non mi ricordo quanti pezzi avevo da prima, quello più che altro, quindi. Ne servono 9 più o meno ogni volta. 7! Porca miseria! Me ne dovrebbero droppare due loro. Si può fare? Si potrebbe anche fare volendo. Tu? Ok. Olla, 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 olla. Ragazzo, lo vedo confuso. Sconfondiamolo. Ok. Hanno droppato? No. Porca merda! Attraverso il muro? Attraverso il muro, as always. Così stronzi. Cosa stai facendo? Yo, yo, yo! Ok, madonna il randello. Madonna il randello. Le trambate che dà. Ok. Cos'è stato? Silenzio, eh? Questo? No, tranquillo. Un altro pezzo. Me ne manca uno! Credo ne manchi uno. Penso ne manchi uno. Ula, salve. Tia! Ok, droppa, droppa, droppa. Bastardaccio! Ah! Beatrice! Che facciamo? L'evochiamo? L'evochiamo, dai. Ce ne priviamo. Evochiamo Beatrice. Ok. E adesso ho un grande dilemma. Cos'era sto suono? Ho sentito. No, ok. Devo mettere l'anello per poter passare. Il problema è che se io metto quell'anello, non è che vado in Fetrol per caso. In teoria sì. Ah, che bellezza. Però sai, ci sta questo Fetrol. Direi di rimanerci, va benissimo così. Andiamo. Ok, non vorrei schiacciare. Non vorrei spiacciare. Una volta mi è capitato di spiaccicarmi su una delle piattaforme nel lanciarmi dal punto più alto. Quindi, cosa che vorrei onestamente evitare. Quindi, facciamola in maniera più tranquilla. Del tipo, ok. E si usa qui perché là sotto non me la fa usare. Boom. Via. A noi 4, 6 a questo punto. Quanti siamo? Aia. Forza! Rivelati. Oh no, eccolo. È un po' strana la prospettiva nell'abisso, devo dire. Ok. Tenchiamo, 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 tenchiamo. Tenchiamo perché me lo posso permettere. Un altro colpo diamolo. Anche quando sono morti in realtà perdono vita. Ok. Troppo veloce sono stato, non stanno spawnando gli altri. Oh, ok. Ha avuto un attimo di ripensamento. Anche tu. Dai, tenka. Ma Beatrice sta solo aumentando la vita, giusto a questo punto? Credo di sì. Vabbè, grande Beatrice, un applauso a Beatrice. Siamo a due. Wow, che difficoltà immensa i 4 re. Ah, Beatrice, ti sei preparata, grazie per il tuo apporto. Lo stanno? Buio più totale. Ah, eccolo. Mi è venuto il dubbio. Ok. 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 Ok.
Credo di averne addirittura uccisi solo tre. Ma va bene lo stesso. Va benissimo lo stesso. Frammento Anima Lord tramandata. Ok. E siamo a due. Mancano Seed, senza Skyle, senza palle. E sto pensando. Ah, giusto, la culla del caos. Che meraviglia. E intanto togliere l'anello questo qui, rimettere quello di Havel. Così ci teniamo nello. No, questo non è quello di Havel, è quello di Havel. E le anime. Ok. Ah, è giusto, si va a potenziare il randello. Giusto, 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 giustissimo. Giustissimo, allora. Quindi un attimino, teletrasportiamoci al comune dei non morti. Ok. E siamo qua. Amico mio, ho una cosa per te. Well. That's a brilliant ember you've got there. Brilliant. Prenditi il mio tizzone. Sì, te lo lascio, dai. E poi come fai a lavorare se dai il tuo braccio sinistro? Comunque ti è. Thank you. Just leave the rest to me. Andrei of Astora gets the job done. You shall see. Va bene. Allora, prima ripara tutta la robetta che ci ritroviamo. Ok, ora effettivamente possiamo evolvere prima di tutto. Eccolo. Che stronzata comunque. Non mi basteranno. Vabbè. Dov'è? Eccolo qua. Oppure sì. Invece sì, stavo scherzando. In maniera perfetta. Porca miseria, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Signori, ce l'abbiamo. Abbiamo l'arma definitiva. Danno 647. Sta roba colpisce come un cazzarola di camion. Ok. Allora, e se aumento forza? Non so se ne vale la pena. Realmente non so se più nulla ne vale la pena, guardando un po' la situazione. Vale la pena aumentare di livello qualcosa? Domanda? E andiamo a vita, così, tanto per... Andiamo a vita. Qui... pochi HP in più, tanto. Va bene così. Ora, Anor Londo. Ah, io stavo pensando una cosa. Vero! Abbiamo mancato... cazzarola Gwyndolin! Volevo prendere, mi ricordo. Sì, non questo però. Oh, porca miseria. Vabbè, facciamo con calma. Ricordo che avevo mancato l'anello, le catacombe, per poter andare a combattere Gwyndolin. Ed era una cosa che volevo fare effettivamente. Quindi andiamo a recuperarlo. Lo andiamo a recuperare facendo la strada in maniera lineare, mi sembra. Cioè, non devo... Lui dorme, tranquillo. Famola lineare, così almeno si può recuperare il tutto. Loro muoiono. Certo che morite. Lui no, però.
Lui sì, invece, stavo scherzando, scusate. Li tolgo di mezzo più che altro per evitare poi che possano rompere le las bolas ad un certo punto. Quindi va bene. Allora, perché se non ricordo male, se non ricordo maluccio, malaccio, malerrimo. Ok, non so come l'ho colpito. Allora, scendiamo. E praticamente facendo quella che è la strada lineare si va a recuperare l'anello. Più o meno. Mi sembra di ricordare. No, levatevi tutti! Via, che palle che siete. Chi è? Perché volevo completarlo almeno battendo tutti i boss, quindi la volevo fare completa. Allora, se no che cazzarola d'antologia è, voglio dire. Quindi via. Via. Via, ho detto. Ok. Allora, vabbè, ma posso anche evitare, mi sa, di combattere sti poveri pazzi qua. Ok. Teoricamente di qua, yes. Boh, al volo. Scimitarra, grazie. Vai via. Vabbè, li eliminiamo a sto punto, così almeno gli passano queste manie di protagonismo. Ok. Falcione, tutte le droppano. Allora, piano. Questi via. Questo non l'avevo preso, ad esempio. Anima. Ok. Tacchete. No. Liscio. No. Scudo. Vai. Ok. Ah, salve. Basta. Ok. No. Ok. Di qua? In teoria sì. Sì, qua c'è il ponte. Ok. Allora, facciamo sta robetta qua del tipo. Saliamo. E si attiva, si spinge la leva. No, perché ci ho pensando. Ci ho pensato perché tornando nell'idea di tornare da Norlondo, ho detto. Ricordo che devo fare anche. C'era qualcosa che mancava da Norlondo. Ed era proprio Gwyndolin. Quindi. Va bene. Torniamoci con calma. E facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Ok. Mi sono perso nel frattempo. Bene. Mi sono perso. Dove sono? Si saleva? Saleva? Si saliva? Di qua. Ok. Allora. Sì, di nuovo di qua. Mi auguro fosse qua. Perché non ricordo onestamente. Ma veramente non ricordo. Qui? Mi sembra di sì. A parte che non muoiono questi. Sì, ok. Ricordo. Eccolo qua. Oh, signore. Tragedia. Via sto cazzo di coso.
Via! Ora mi servirebbe usare un osso di ritorno, però. No, non ci posso credere. Brutta situazione. Sali sta scala, cortesemente. Basta con ste frecce. Scusami, eh. Ce la facciamo ad usarla senza farci stunnare dall'amico? Tipo così? Che fortuna, cazzarola. Va bene, ce l'abbiamo. Perfetto. Quindi a Norlondo. Ah. Ci sono voluti 2 minuti esatti. Quindi ok. Ma io non ho altre anime di Guardiana del Fuoco, vero? No, stavo scherzando. Va bene, va bene. Tia! Che bello. No! Che fail! Va bene. Andiamo. Tiriamo questa. Oddio, dove sono? Di qua. Ok. Teoricamente si tirava così. Non ricordo. Ma vediamo. Allora. Che sta succedendo? Calma. Sì, ok, di qua. È stato un momento di panico. Ok. Salve. Intanto prendiamo questo. Anello primogenito del sole. Ma qui si deve usare l'altro. Dov'è? Eccolo. Stavo scherzando. Madonna che figuraccia. Ok. Non ricordavo l'anello. Va bene, va bene, va bene. Benissimo. Rimettiamo questo di Havel. E via. Ok. Halt. Punished, it shall not be by the feet of men. If thou art a true disciple of the dark sun, cast aside thine ire, hear the voice of mine self, Gwyndolin, and kneel before me. Ma guarda, io posso anche pensare. Disciple of the dark sun, thou hast journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I shall protect thee, safeguarding thy person with the power of the dark moon. Va bene, ma in ogni caso non pensare, cioè entro lo stesso a devastarti, ok? Very well. Now thou art a blade of the dark moon, hunter for the enemies of the lords. Faccio per la lore. Va bene. Intanto te li do. Quanti ne ho? 2. Wow. Tiè. Va benissimo, ti ringrazio. Adesso non scherziamo più. Gwyndolin. A noi due. What foolishness. Quel il randello. Of myself, Gwyndolin. Thou
thou shalt not go up. Ula. Va bene. Vediamo chi non resterà impunito. Salve! Oddio, comincia a teletrasportarti adesso. Hola! Wow! Ok. Madonna il danno. Madonna, povero. Ok. Famo scherzi, Gwendolyn. Ok. No. Cioè, swift and dark. Ok. Yeah. Ok, anima di Gwendolyn. E via. 40.000 anime ci stanno. Non saprei cosa farci onestamente. Allora, qui abbiamo... No, sono Mimic. Ok, il set di Ottone, d'accordo. Spada del sole, ullala. E qua una saiga, va bene. Ah, non ce l'ho nel... Nelle scelte rapide, l'osso del ritorno. Vabbè, lo usiamo in questa maniera. Va bene. Va bene. Ora è tutto abbastanza lineare in realtà. Perché si va per gli altri lord rimanenti. E poi c'è Gwyn praticamente. Quindi va bene. Ci sta. Oh porca merda! Oh, giusto, sei incazzata. Non ci credo. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Il Perry mi ha fatto. Non ci posso credere. No, si sta infondendo l'arma. No, che dramma. Ti è. Oh madonna, shottata. Va bene. Quest'uomo è una minaccia. Maestro Gwendolyn. Ah, però dall'anima del guardiano. Quindi mi va più che bene. Considerando che questo falò non devo praticamente più tornare, va benissimo così. Allora, ragazzacci, quelli li ho aperti, giusto? Sì, quindi possiamo anche evitare. Salve, posso? Madonna, che palle che siete voi. Droppi? No, va bene. Aiuto. Allora. Ok. Dove sono i maialozzi? Li avevo già eliminati? C'ero già venuto qua? Ah sì, c'ero venuto, giusto, perché avevo recuperato il... Ci avevo pensato. Il pendente. Quindi ok, ok, li avevo già fatti fuori, d'accordo. Avevo rimosso questa cosa, questo particolare. Allora... Voi lo soffrite? Ulla se lo soffrono, ok. Meraviglia questo. Madonna, mi ha fatto proprio un headshot. Meraviglia quello anche. Occhio. Ok. Va bene. E a noi due. Spara.
Va bene, prendo anche il colpo, ne valsa la pena, che ti ho fatto fuori almeno. Ok, oh la 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 la. Calma con queste frecce. Salve. Via. E tu pure. Ti è. Anima, guerriero coraggioso. Ok. Stronzone, mi ha dovuto colpire lo stesso. Va bene. Ah, un altro. Un altro dei nostri friends. Qua c'era una qualche... Eccola là. C'era una cassa. Una chest. Questo è un mimic. Non è vero, stavo scherzando. L'avevo visto al contrario la catena. Ti tenete scintillante. L'altro è un mimic. Giusto? Ricordo male. Uno dei due era un mimic. Quindi andiamo di qua. Oh no. Altra gente. Ma ti sembro stronzo? Ok. Ti tenete scintillante. Bellissima questa roba. Spada leggera di cristallo. Questo è un mimic, eccola la catena. Chi è? Donna quanto picchia il randello. Scudo da cavaliere di cristallo e via. E si sale. Pum pum pum. Ok, va bene, grazie. Salve. Buona giornata. Va bene, 3000 anime così, a sbafo. Qua c'era una lucertolina, sì, eccola. No, timing è stato orrendo. Perfetto, se n'è andata. Vaffancuore a te. Adesso, siccome io vorrei evitare di perdere 82000 anime, famo una robetta del tipo. Ok. No, perché non si sa mai effettivamente. Non penso si rompa la... Vabbè, nel dubbio. Via. Sithil senza palle. Aia. No, dobbiamo prenderla la maledizione. Che sono di quelle parti dove... uno entra inizialmente, non sa che cosa sta succedendo effettivamente, e morire con una bella somma di anime e una bella quantità di umanità soprattutto è un grandissimo peccato. Quindi ecco perché, sapendolo, uno può rimediare tranquillamente. Ora dobbiamo però rimettere tutta la roba. Che palle. Allora, dov'era? Mazza grande, e qui ci siamo. Qui c'era la fiamma e qui ci siamo. Qui avevamo lo scudo ondulato. Che ho saltato, mi sa. Eccolo, qui ci siamo. E qui il set del guardiano, yes. Boh, e qui l'anello di Havel. Che ci è voluto? Niente. Abbiamo evitato di perdere l'umanità, abbiamo evitato di perdere le anime, abbiamo evitato di perdere tutto. Quindi benissimo così. Soprattutto complimenti al
Sempre alle minchie di collisioni di questo gioco. D'accordo, e qui ci siamo. Questo lo accendiamo. Si sa mai. Mi siedo pure, tanto. Chiave torre. Ok. Perfetto. Oh no. Di nuovo lucertoloni. Ulla, salve. Ok. Tieni e tieni. Pure tu. Tieni e tieni. Allora. Qua ci sono un po' di porte da poter aprire. Effettivamente. Questa è chiusa. Oh, salve, subito, non l'ho visto. Via. Ah! No! M'ha ciucciato! Aia! In che senso? In che senso? Perché è successa questa roba? Phoenix! Mai morto in questa maniera. Ah, c'è sempre una prima volta, dai. Non me l'aspettavo, mi ha distrutto emotivamente questa cosa. Va benissimo. Va benissimo. Giuro, non me l'aspettavo. Veramente, incredibile, incredibile quello che è successo. Ha dell'incredibile. Vai, dai, non rompere le palle adesso. Cioè, già che veramente mi sono un po'. Ok, va bene. Perché? Non lo so. Madonna, stavo. La paura è che non potessi riprendere le anime. Lì ho un attimo avuto di. Ho temuto il peggio, concedetemelo. Concedetemi la paura. Ok. Basta, basta colpire. Basta, basta, basta. Bastardi. Ok. Giù, via. No, salve. Chiave extra, prigione, archivio. Ok. Credo di non essere mai morto in questa maniera su Dark Souls. Mai. Cos'è una riunione di condominio? Lei chi è? Madonna. Qua li abbiamo riuniti. No, basta, non scherziamo più, eh. Che va bene una volta. Due volte, però già comincia a non essere più simpatica come situazione. Un'umanità. Una. Ella. Va bene una volta, uno fa la gag. Però poi ci si ferma alla gag. Oh, signor. Vabbè, di nuovo. E vabbè, succhiami. Cazzo, quanto fanno volare indietro? Ma tu da dove cazzarola stai arrivando? Fammi capire. Tu questa licenza poetica di scendere fin qua sotto? Non ho capito, si è preso la briga di scendere fin qui. Cosa che normalmente non dovrebbe fare. Miracolo, tepore lenitivo, miracolo, tepore curativo. Ok. Cioè, guarda che stronzo. Allora. Ok, la scala. Non da questo lato. Va bene. Saliamo. Sono
Sto vedendo cose che non ho mai visto comunque. Però va bene. Ulla. Liscio, figliolo! E ci schiatti pure. Questo non è un mimic. Ok. Chiave, porta gigante, torre, archivio. Tira leva. Ah! No. No, 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 no. Realmente non la voglio attiva, ok? Era per questo. Ma domanda. Io non l'ho disattivata prima. Ora ci ho fatto caso, ora effettivamente era disattivata. Per quale strano e occulto motivo? Erano stati loro? Ma con quale vantaggio? A quale pro? Considerando che devono. Loro sono lì per rompere le palle a me. Cioè non. Boh, vabbè. Situazioni strane, dove trovarle? Allora, risalendo un attimino. Questa? Ora si apre, ok. Comunque, ribadisco, muoio soltanto ed esclusivamente a causa della gravità. Cioè, perché mi lanciano da qualche balcone, perché finisco in qualche burrone, perché finisco... Diciamo che io e la gravità non siamo molto... molto amici ultimamente. Quindi va bene. Benissimo così. Il ragdoll. Allora. Saliamo. Parararan, parararararan, dararan. E apriamo questa. Aia. Sento, esatto, gente cattivina. Aia! Ula la freccia il danno che fa. Tiè. E tiè. Ok. Maghetto? Sì. Schiatta, non ti teletrasportare, non ci pensare, bravissimo. Allora, questa zona, se esplorata non benissimo, può causare fortissime botte di esaurimento nervoso, quindi cerchiamo di... Non ci posso credere. Ho fatto il headshot perfetto. Ok. Lì c'è una... No, ok, no. Quindi si... Sento ancora... Ah, ok. Questa sì... Allora c'è qualcosa, non ricordavo. Allora aspettate, perché non ricordo... No, ok, oltre che ad esserci acceri non... Non sembrerebbe esserci nulla, no. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, quindi... Tiriamo questa. Così si gira. Alle scale piace cambiare. Ok, qui ci siamo. Pararara, parararara. Freccia, dai, chi è, cornuto? Lì. Qua un altro arciere. Vabbè, meraviglia. Ok. E qua si scende. Nella speranza che lui possa non spostarsi da lì a questo punto. Stai lì, stai lì, stai lì, stai lì, stai lì. No, ora si sposta. No, ok, meno male. Non ho avuto questa brillante idea. Ok. Questo è... Ok, sano. Scudo magico migliorato. Ad usarlo uno scudo. Cioè, ce l'ho ma non lo uso, tanto per una questione, per quello che può essere un suo effetto, quindi va bene. Qua, questa la tiriamo. E...
Ok, e si scende, si scende. No! Piano con ste frecce. Questa è una shortcuts. Perfetto. E ci sediamo. Ok. Allora, che cosa sta succedendo là? Senti, ma questo cosa cazzo? Ma io vi giuro, non penso di averlo mai realmente visto. Sono rimasto genuinamente sorpreso dal vedere quella roba. Che cos'era? Un granchio di cristallo? Ok, va bene. Ma sono rimasto un attimino, un po' sorpreso. Passando il venditore ambulante fuori, un saluto anche a lui a questo punto. Va bene. Ok. Allora, qua abbiamo il set degli invocatori. Cui... Uno di questi era un mimic. Chiamare cella gigante. Questo è il mimic. Eccolo. Tiè. Tiè. E tiè. 3.000 anni. Simbolo di avarizia. Ok, va bene. Va bene. Not bad. Tizzone di cristallo. Mi blocco sui libri. E via. Parerere, parerere, bello lo. Ce la facciamo? Ok. 113.000 anime. Sono tantine. Il problema è che non ho granché da farci, onestamente. Beh, davvero, cioè non ho cosa poterci fare a questo punto. Salve. Dimmi che vieni stunnato. Non vieni stunnato, però almeno due colpi ti bastano e avanzano per andare giù. Ok. Ah, lì c'è la gang del bosco. Un altro. Non è che magari un R2 caricato fa il suo lavoro? Sì, sì. Fa più che il suo lavoro. Pezzo di titanite blu. Amici, sono qui. Vieni. Vieni a giocare. Ok. Ti è. Madonna, aveva fatto... 1060 danni quasi da Elden Ring. Ok. E tu? Ok, e via. Ti è. Salve. Ti sei incastrato? Ok, se si è incastrato mi fa un grande piacere. Ma potremmo anche hittarlo il nemico, ogni tanto. Aia. Quello mi ha fatto male. Non ci provare più. Cazzo, droppi. It was you who rescued me. Why, thank you. I am Siglind! I don't know how I ended up in that crystal. It wasn't terrible in there, but I could hardly move. I must think of some way to repay you. Oh, have you seen my father? Oh. A suit of armor just like mine. My goodness. I knew he was here somewhere. Well then, now I must find him. Thanks again, truly. Now if you just stay put and keep...
get out of trouble. Thank goodness. Che belli che sono. Che belli che sono. A parte che sono proprio degli amori a guardarli. Tu non sei un amore invece. Tu, porca puttana, figlio mio. Ma che è? Ti sei preso? Si è fatto di Adderall. Ma che era sto salto? Ok, abbiamo il set cristallino. D'accordo. Va bene, va bene. Siglinde. La figlioletta. No, 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 no. Voi avete capito veramente poco. Via. Via, via. Ah, che meraviglia questa zona. Una merdaccia di livello unico. Quante volte ci schiatto? Cerchiamo di evitare i danni in questa zona. Allora, umanità, ok. E qua abbiamo il comeback delle farfalline della luna. Ok. Andiamo. Ok. Ecco, ad esempio, quel grandissimo pezzo di un'androcchia là è in una posizione davvero scomoda. Tipo, per cui facciamo questa robetta. Ok. E adesso io non ricordo esattamente... Dritto per dritto? Sapete che non ricordo? Io ogni volta... Boh. Testiamo. Sembrerebbe di sì. Ok. Quante volte sono potuto morire in questa zona? Non si può nemmeno quantificare il numero. Perché è troppo alto. Davvero. Porca miseria, che tragedia. Le cozze! Il comeback pure loro. Bellissimo. Bellissimo. Che droppate magari? Droppano. Non le vedo. Loro conviene eliminarle? Che potrebbero rompere le palle durante il combattimento con Sith. Quindi facciamole fuori ora che possiamo. E basta. Tutto qui. Via. Tiè. Pietra purificante? Pure? Ulla. Bellissimo. Allora, eccoci. A noi due. Abbiamo un altro lord. De Gregorix! Ti ringrazio. Grazie per esserti rincotonito. Ti ringrazio enormemente. Grazie, 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 grazie. Gran stronzone, eccoci. Ai ai. Com'è? Merda! Allora, calma. Calma. Un buongiorno a te comunque, un buongiorno. Dai, 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 dai. Fai il tuo. Dai. Dai. Facciamo figuracce ora. Dai. Madonna i danni. Madonna la... Madonna il randello, la mazza. Sith, ti è andata male. Sith, ti è andata di merda. Sith, perdonami. Che dramma. Che dramma. Dov'è? 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 Che dramma, Sith. Che dramma, cazzo. Poraccio. Poraccio. Povero sfigato. 188.000 anime nel frattempo. 188.000 anime. Se so anime. So anime. Il problema è che in base a quello che è il livello c'è davvero poco da... Easy. Ma... Purtroppo siete un povero... Sempre stato un povero stronzo, ecco. Cioè, di natura è sempre stato un po' così. Un po' stronzello, quindi va bene.
E allora, nel frattempo, se magari non muoio grazie a forze interiori, riesco ad usare le anime in tempo, ok. Cioè, io cosa dovrei andare ad aumentare? Niente, la vita, ormai si va così, va bene, voglio dire, non... Questo è il piano. Allora, io tornerei un attimino al santuario per l'anima alla guardiana e basta, l'anima alla guardiana. Quindi... Si glinde! L'ho visto. No, no, non dire questo. Non dire questo. È meraviglioso come te, tuo padre. No, 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 no. Shh, dire cazzate. Allora, io mi siedo un attimino. Dicevo, l'anima alla guardiana, l'anima degli mortacci sua, eccola qua. Signorina. Yes, plus 4. Ci siamo. Ed ora... Ora il dramma. Ora il dramma. Ora rimane solo il dramma. Culla del caos. Aia, porca mignotta. Grandissima bastarda. Va bene. Va bene, va bene, va bene. E tocca, 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 ci tocca. Quindi... Allora... Facciamo tutta la strada a piedi. Con calma. Con circospezione, rovine del demonio. Questo darei una sedutina piccola piccola. Ok, si sa mai. Perché ora qua, eccoli tutti in fila, abbiamo i nostri amici. Va bene, va bene, va bene. Li famo tutti, uno dopo l'altro. Va bene, va bene. Allora. Quindi. Cazzo. Teoricamente, con un R2 caricato, dovrebbero passare a vita migliore. Quasi, più o meno. Non caricato, non si carica su giusto. Che su Dark Souls non è Elden Ring, non si carica l'R2, che cazzo dico? Vieni! Dai, forza, fai il tuo. Ti do il primo movimento. Ok, punizione. Va bene, ci può anche stare. E poi un R1, e poi un R1, e poi un R1. Va bene, R2, R1, R2, R1, R2, R1, R2, R1. Non droppi? Non droppi, niente. Va bene. Dai, 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 in fila come alle poste, pure tu. Viecce. Dai. Dai. Bravissimo. R2. Liscio, vai con liscio. Vai con liscio. R2. R1. 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 Grazie. Allora. Oh, Madonna, sta cosa dura un po'. Quello che cos'è? Ah, no, quello è giusto. Oh. No, 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 il dramma, questo è il dramma, questo è il dramma, questo è un 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 dramma, questo è il dramma, questo è il dramma. E qui è finita, qui è finita. E qui è finita, qui si passa, qui passo io a vita migliore. Qui è andata in merda, è andata in merda, è andata in merda, è andata in merda, è andata in merda. Vai. Oh, signore. Ok. Tenkarema fino ad un certo punto qui. Tenkarema fino ad un certo. Tenkarema fino ad un certo punto. Tenkarema fino ad un certo punto. Oh cazzo. Tenkarema fino ad un certissimo punto. Non sotto le palle, non ho parole. Vedo più. Morto, è finita. Dramma. Benissimo. 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 Benissimo, ho fatto bene a sedermi perché il piano era quello effettivamente di prenderli uno alla volta.
si era girato un tantino, sì, ma perché il discorso era di prenderli uno alla volta effettivamente. Poi non si è capito che cazzo gli è passato per la testa. Sono arrivati tutti in una botta, quindi va bene. La cosa positiva dei demoni toro che ci stanno qua, esatto, è che non respawnano, quindi almeno rimangono nella loro ombra in questo caso. Va benissimo. Allora. Vabbè, no problem. Si riprova. Non è un problema. Quindi riprendiamo la robetta. Le animelle. Con calma. Niente, a me sta zona sempre sulle palle è stata. Non c'è niente da fare. Allora, prendiamo. E con calma adesso. Con molta ed estrema calma. Quindi. In che senso? Cioè, sono io che sono stronzo? O ho preso danni da magma dove non dovevo prendere danni da magma? Va bene. Va bene. Ok. Gioco, stiamo un attimino dando i numeri. Ma, va bene. Allora, con calma. Uno per volta. Uno per volta. Forse. Ok, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Dai. Fai il tuo gioco. Ora vado io. Non fare lo backstep. Va bene, ti sei fottuto. Un droppi? Non droppi. Un altro. Un altro. Uno. Uno però, eh. Uno che sia uno. Bah! Va bene. Lock! Grazie. Fai il tuo. Ok, vado io. Che fai? Ok. E via. Poi. Nulla pure tu. Tum, 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 tum. Bravissimo, bravissimo. Così ti voglio. Tieni. Ok. Ah, meraviglia. Quanto siete bravi. Dai. Ok. Era tanto difficile fare sto discorso prima. Cioè, vi siete presi tutta sta briga di venire in gruppo, ma non l'ho capito. Ok. È andata dignitosamente brilla. Va bene. Viecce e via pure tu. Dai! Bello tu. E via anche te. Horror Joshua! Ti ringrazio, un altro rincotonito, vi ringrazio, vi ringrazio. Grazie, 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 grazie davvero, grazie davvero. No! 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 Tutto a posto, non è successo nulla. Io uso un'umanità nel dubbio per curarmi. Favore, ok. Perché sta cosa? Scusami, scusate. Adesso, io sono stronzo di natura, giusto? E questo. E qui, fin qui ci siamo, effettivamente. Fino a qua ci siamo. Dalla parte più bassa. Dalla parte più bassa. La parte più bassa è questa. Vabbè, facciamo finta che non ci si sta provando a prendere sto drop, va bene? Non c'è, lì non c'è nulla, va bene? Non c'è nulla. Non c'è nulla. Va bene, dai. Però quello lo voglio. Però quello lo voglio, perché quello lì. Questo qui dovrebbe, magari dal lato più vicino. Ah, tra l'altro, scusami. Scusate. Ok, così almeno. La facciamo completa. E questo qui dovrebbe essere. Se non ricordo.
male. Però io farei una robetta. Siccome sono abbastanza sicuro di lasciarci le penne e me lo posso permettere. Dov'è? No, non me lo dire. Io non avevo un altro anello del sacrificio? Non ne avevo un altro. Pazienza. Va bene. Ci lasciamo le penne. O magari siamo abbastanza veloci da evitare di morire. Non è vero, non sono veloce. Pazienza. Va bene, va bene, va bene. Calcolato, calcolato. Perché se non ricordo male le anime adesso non stanno nella lava, effettivamente. Dovrebbero trovarsi nel marciapiede, chiamiamolo così. Dovrebbero essere nel marciapiede, quindi torniamo là. Stavolta in maniera più rapida ed indolore, considerando che tutti i nostri amichetti dell'ufficio postale se ne sono andati. Quindi andiamo. Allora, quel drop mi sta enormemente sulle palle comunque, cioè non... Terribile, terribile come roba. Però andiamo, 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 andiamo con calma. Non si vede niente in questa zona. Tutto troppo saturo. Dove sta? Dove stanno? Là sotto. Si vedono, eccole. Là, ok. E sono, come avevo detto, sono nel marciapiede effettivamente. Marciapiede. Eccole lì, va bene. Quindi andiamo. Allora, si gira. Ok. E almeno ci siamo. E almeno ci siamo. Dai. Va bene, va bene. Per il completismo, perché non porterò mai la mia arma, non la farò mai del caos, però per il completismo lo prendiamo. Allora, questo drop, ma se tipo, no? Esempio pratico. Se io dovessi togliere, forse il midroll che mi va a fregare, facciamo tipo, sono continuamente in midroll, non volevo attaccare, ok. Cazzo che figurino. Tipo in Festrol, no? Era quello il problema? Madonna i danni! No, non era quello il problema. Boh, facciamo finta che non ci si è mai provato realmente. Va bene. Va bene così. Cioè, il gioco mi dà un chiaro segnale. Non lo fare, non lo facciamo. Non lo facciamo! Quindi va bene, dai, va bene così. Andiamo in questa maniera. Via! Allora. Oh, signore. Pure voi. Ma che dobbiamo fare? Salve. Conteva pure la regola dell'R2? Va più che bene, va più che bene, va più che bene. Droppi? Non droppi, una sega. Bene. I demoni capra. Che merda. Allora. Ai 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 ai. Allora. Ah, qui abbiamo i... Oh, porca merda questa zona pure. Oh, porca merda questa zona pure. Allora io scenderei sotto. Perché? Cazzi! Va bene. Ora arrivo da te. Dammi un minuto esatto. Eccoci, anche perché stai col culone sopra il falò e quel falò mi interessa parecchio. Quindi, non fa cose, eh? R2 for the win? Devo dire che su Dark Souls l'R2 della mazza grande è una roba atroce, meravigliosa. E... mi siedo, sì. Va bene.
Va benissimo così. Allora, qui, oltre che ad esserci i demoni capra, i piselli, i tremors piselloidi, c'erano... Esatto, pure i nostri amici... non lo so, le statuette di pietra, le belle statuette. Anima Cavaliere Valoroso, ci siamo. Vabbè, voi siete abbastanza sfigatelli, purtroppo. Ve ne andate così con grande facilità. Ti è. Ulla. Vai. Ok, R2 again. Sempre per la... No! L'AOE, mi deve danneggiare l'AOE. Cioè, che se questa fosse stata una no hit run, dover prendere quel danno lì... Insomma, un po' sulle palle. R2. No! Armarotta. Ma armarotta intendi armarotta davvero? Cioè, è rotta? Non è rotta. 183 non è rotta. E non diciamo cazzate. Guarda come saluta con le zampette. Ma io ti posso anche lasciare lì, sai? Cioè, a sto punto. Ma non esiste. Ma mi devi scassare l'arma perché devi fare i tuoi comodi. Ma non esiste, cioè... Ma è rotta o non è rotta? Io non ho capito questo particolare. Vieni, test per la scienza, vieni qua. Vieni. R2. Non è rotta nemmeno per la ciosba di sua sorella, quindi va benissimo così. Anima Cavaliere Valoroso. Abbiamo sempre i nostri amichetti. Ah, credo che armarotta lui intenda... Fermo un attimo. La fiamma della piromanzia. Si è scassata la fiamma della piromanzia. Va bene. E dopo che mi hai fatto questo grandissimo affronto? Dopo che hai fatto... Madonna, stavo finendo risotto. Dopo tutta sta grandissima stronzata? Vabbè. La fiamma della piromanzia mi ha scassato. Bravo lui. Io lo concedo. Vieni. Dai. Qui combattere in questa zona diciamo che è abbastanza... No, non fare robe, che qua finiamo di sotto. Facciamo Gandalf... Vai, facciamo Gandalf e il Balrog, madonna, si teletrasporta. Va bene. Questa era una zona di merda. Sì. Di più che di merda. Quindi, molto velocemente, prendiamo questo. Da dietro posso colpirli? No, non ci provare. Titanite verde grande, ok. Ma io farei la pussy move del tipo... Dov'è? Osso del ritorno. E ci caliamo fuori dalle palle. In questa maniera. Non è che magari... No, perché io non avevo comprato la robetta per riparare gli equipaggiamenti. Quindi per ora devo andare così. Ma questa non si può usare qui. Non è vero, si può usare. Va bene. Allora. No, vi evito tranquillamente. Guardate, ne faccio a meno. Non voglio nulla. Grazie, non compro nulla, signori. Andiamo via. Non voglio nulla. Oh cazzo, che cos'è questa rimpatriata? Via. Ok. Nebbia, boss, siamo nella merda, via. Ok. Demo del fuoco. Forza interiore. Arma magari, schivata, peggio di questa non si poteva fare. Mi sono bloccato in un punto non brutto di più. Fai il tuo. Culata, bravissimo. 761? Ci può anche stare. Tenchiamo? Allora, questo allontaniamoci un attimo. Ricalcoliamo la situazione. Va bene, lo prendo il colpo. Lo prendo. Vai tranquillo. 761, bene. Vai. Ok. Bravissimo, ti voglio bene. No.
Via, va benissimo. Gran lavoro. Via, dentro. Roll, attacco. E decesso. Niente da fare. Niente da fare. Suo padre. Suo padre. Dov'è? Tuo padre. Va bene. Andiamo. E 20.000 animelle. Dubbio amletico. Sotto sopra, sopra sotto, sotto sopra, sopra sotto. Sotto si continua. Sopra dovrebbe esserci la shortcut. Shortcuts. Quindi andiamo sopra. Ma mi piace come si tengono la pancia. Hanno qualche problema di... un po' di gastrite, un po' di gastroenterite. Sì, sì, qualcosa che non va a livello intestinale comunque. E un po' mi dispiace. Anche perché si vede in base a quello che sputano. Cioè, va là. Va bene. Va bene. Signori, non è che ve la dovete prendere con me per i vostri problemi interni, interiori, internali. Questa è la shortcut. Giusto? Questa è una cazzo di shortcut come si deve. Ok. Ok. Allora. Dominio di Quillag. Meraviglia. E io qui mi siederei al falò. Me lo posso permettere. Ma soprattutto andrei un attimino a riparare... tornare umano soprattutto. Tornare umano. E a riparare... le porcatelle che mi ritrovo. Quindi, un attimino, andiamo dal nostro amico Andrei. Andrei. Dove Andrei senza di te? Dove sta? Andrei? Andrei! E chi te? Che strano tizzone che è lì. Ma va, levati dalle palle, non serve a te questo qui. Sì, va bene, poi cerco qualcun altro, vai tranquillo, riparami tutta sta disgrazia nel frattempo. Anzi, sai che ti dico? Vendimi pure... dov'è? Il kit di riparazione. Va bene, solo questo, dai, non ci allarghiamo, non ci allarghiamo. Andiamo. E torniamo a questo punto al dominio di Quillag. Figlia del caos. Ok. Si chiude, si chiude, si chiude, si chiude, si chiude. In questa live si chiude. L'ho detto e si fa, cazzo. Si chiude, si chiude, si chiude. Se non impazzisco con la culla del caos, si chiude. Si chiude tranquillamente. Quindi riscendiamo. Bello, fiero. Meraviglioso. E... non mi ricordo il lato, di qua. Sì. Ok. Allora. Ancora qua. Fanno sempre un po' ridere. Va bene. Tiè. Levati, levati. Ok, grazie. E tiè. 66... ci ho fatto casola. 66.000 anime. Un livello, cioè ormai è un livello. Ci faccio veramente poco. Non sputare! Va bene. E via. E ora si scende. Ula. Altro boss? Non è un problema. Sono il divoratore di boss. Andiamo tranquilli. Scendiamo. Giù 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 giù. Tutto il giorno mastica. Tutto il giorno mastica. Tutto il giorno mastica. Masticare, mastica. Allora. Ok. Soleil, giusto?
Meraviglia. Il Sambro. Ehi, Sambro. Dov'è? Non ce l'ho. Che cos'ho che posso... Chiama, saluto, inchino profondo, gioia, urrà. Cazzate! Dov'è? Soleil! Soleil, dove vai? Soleil! Allora! Momenti un po' così. Non ci blocchiamo nei rami qua e via. Boss! Dai. Ah, ti ricordo. Madonna che schifo. Va bene. Brrr. Va bene. Sì, dai, dai, va bene, fai tutta la tua... Nice ass, ok. Allora, demone centipede, via, 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 Soleil. Madonna, i danni sempre, seguimi. Di qua. Non ti perdere, non svampare troppo. E sto svampando io. Ok. Titanite verde grande 2 e via. Soleil. Qui. Dai! Dai che ce la fai! Nonna quanta fatica che sta facendo! Forza! Dai! Dai! Bravo, hai visto? Ci è voluto! Ora! Aspettiamolo qui, dai! Viecce! E qua c'è la Sambro Corporation. Ok? Ehi, non ci provare, sai? Madonna i danni! No, dov'è? Non dov'è? Cazzarola, ma quanto devi stare in aria? Ok. Tiè, vai, Soleil! Boom. No, liscio! Tiè, ora. No, liscio! Dai, eh. Ah, è una presa! Non ho parole, Soleil! Ok. Easy. Soleil, è morto, Soleil! È morto, Soleil! È andato, Soleil! Calma. Grande cazzo. Medaglione solare del sole. Anello arancione annerito. Questo mi serve adesso, però c'è un grandissimo, piccolissimo, leggerissimo, levissimo problema. Se io metto l'anello arancione annerito e tolgo quello di Havel, abbiamo un leggerissimo problema. Ecco, nel movimento, però vabbè, per ora. Diciamo che mi può anche andare, quindi andiamo così. Lentucci sì, ma sempre tosti. Allora, devo dire che tra la forza interiore e la lava mi stanno distruggendo. Piano, 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 calma, calma, calma. Ok, e qui ci siamo. Ah. Soleil, aspetta. Ora arrivo, ora arrivo. Stai lì che arrivo. Calma. Dimmi, dimmi tutto, ti vedo affranto. Non mi fa venire l'angoscia, per favore. Madonna, è rimasto. Poraccio. Vabbè, Soleil. Oh, Madonna. Havel full set. Ok, poraccio. C'è rimasto un po'. Un po' così, Soleil. Vabbè, io livellerei. Quel piccolino. Quel piccolissimo livello a vita si può fare, diciamo. Quindi. Mettiamo queste tre. Queste 6.000 animozze. Forse due livelli. Due livelli. Va bene. Ormai non si aumenta più nulla, praticamente. E via! Oh, ora abbiamo un'altra zona che ha... Che fa dell'essere una merda la sua prerogativa principale. La zona dei culi di drago. Meraviglia. Meraviglia. Cazzarola. Ma io con 5 fiaschette esattamente dove voglio andare? Devo far ridere.
No, perché ci sto pensando ora. Qui c'è un altro falò. Lost Izalith. Bene. Lost Izalith. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Allora. Come ci si muove allo Sizalith? Intanto si prende questo, sicuramente. E qui ci siamo. Ora devo semplicemente trovare quello che è il falò nascosto, che però non ricordo con precisione in mezzo a tutta sta caciara, nella speranza soprattutto di non triggerare qua i culetti di drago. No, io prendo questo. Voi state molto tranquilli. Allora, e qua si deve fare un attimo di mente locale. Allora, là c'è il. Ok. Là c'è il cilindro, il punto di riferimento. Ed è di fronte. Ok. Quindi devo semplicemente. Tu da dove arrivi? Semplicemente fare il giro con molta calma. Perché è quello, cioè devo superare questo ammasso di culi. Cheat. Fulmicotone 2024. Quindi. Devo trovare solo la via più sicura possibile. Che è questa. Giusto? Houston? Nice ass. Va bene. Andiamo, andiamo. Allora. Con calma. Questa, ve? Ok. Non proprio. Il giro, no. Ok, l'altro lato, sì. Quindi, giriamo di qua. E qui sicuro, ricordo che. I messaggi, eccoli. Yes. Cazzo. Almeno. Queste 300 e passa ore su. Giusto, non sono un essere vuoto. Queste 300 e passa ore su Dark Souls hanno dato i loro frutti, almeno. Quindi va bene. Ravviviamo un pochino. A 15. A 15. Non esageriamo, però. Almeno voglio un attimo di sicurezza. Ok. E ora al cilindro. Perfetto. Perfetto. E qui ci siamo. Ora mi sa che posso anche togliere effettivamente st'anello della ciosba e mettere quello di Havel. E qui ci siamo pure, così almeno torniamo nel nostro amato Midroll. E via. E via. Allora. Lost Izalith, mia cara. Zona disgraziata. Voi, via. Tu via. Non ti incastrare, non ci incastriamo. Vedo che siamo tutti e due in leggera difficoltà. Non riesco a muovermi. Ok. Tiè. E via. Un po' di confusione. Bene. Ma dove vai? Dove vai? Li vedo perplessi. Cioè, hanno momenti di. Dove stai andando? Cosa stai facendo? Il ramo mi sta bloccando via. Di qua. No! Io vado di qua e tu vai di là. Ma che dobbiamo fare? Ok. Allora. Vuol dire che hanno tutti un bel di dietro. Ok. No! Fermo. Va bene. Guarda come fanno i trappolozzi che si mettono dietro gli angoli ad aspettare. Non vedo niente, la telecamera si incastra. Non ho parole, l'arma pure. Non sputacchiare, via. Ok. Allora. Via. Ok. Ora ci arrivo da te. Anima. Ok, guerriero coraggioso, perfetto. Salve.
Un incubo uscito direttamente da Bloodborne, questo. Con te funziona la regola dell'R2... Perché mi blocco nel niente? Non lo sto capendo. Dell'R2 caricato? Tentiamo? Madonna che schifezza che sei. Funziona. Funziona. È una legge. La cattiva legge dell'R2. Perfetto. Allora. T'ho visto. Stai lì che ora arrivo. Stai lì ferma che qui c'è un'esplorazione da portare a termine. Animella? Porca puttana! Ok. Va bene. Salve. Tacchete. Poveri loro, loro basta questo colpetto. Anima di un eroe. Di lusso. Di lusso. Anche mi sa di essermi perso. Forse indietro ce n'era una di grande eroe. Che sono 20.000 anime. Ma sti cazzi. Cioè ci sto pensando ora alle anime a questo punto. Ma onestamente. Ma cosa ci dovrei fare? Cioè... Ah, oddio, aspettate, aspettate, perché di qua... intanto facciamo fuori la nostra amica. Quelana. No, 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 so cosa stai facendo. Kirk, tutti quanti ora dovete rompere le palle. Oddio, quel danno? Ne parliamo un po'? R2, Kirk? Pfff. 31.000 anime? Va benissimo. Ma guarda, di no non ti dico, quindi mi va più che bene. Ecco ancora sti schifi, la dura legge dell'R2. Dispiace, spiazze. E qui abbiamo... Che cosa? Frusta infuocata del caos che non userò più o meno mai. Benissimo. Va bene, dai. Ci sta. Ci sta. Alla grande. Adesso. Ma te pare. Ma te pare. Ma aspetta, ma aspetta. Ma stai buona lì. Ma stai buona lì. Ora arrivo. Ora arrivo. Tanto da lì non ti sposti. Perché di qua... Cosa avevamo? Oltre che un altro pugno di stronzi. Vi vedo sempre più perplessi quei ragazzi comunque. Cioè hanno dei movimenti un po' ambigui. Ok. Nulla dietro? Non sembrerebbe. Ok. No! Sputacchia! Va bene. Se non sputi non sei contento, va là. Ovviamente il colpo me lo devi dare sempre, perché se no non porti a termine la tua missione, beh. Ok. Allora, andando di là, si scende sotto e lì ci siamo. Ma andando di qua, si sblocca una shortcut. Oh, porca puttana! Demone della titanite. Io li temo più di qualsiasi boss in questo gioco, i demoni della titanite, perché hanno un moveset così sbagliato. Sono fatti così... così in maniera infame... Dai. E non so se col... vabbè, non mi ha colpito ma mi ha colpito. Niente, con loro va così. Con loro va così. Tirami di sotto, mi raccomando. E hai finito di esistere, cazzo. Ok, l'R2, la regola dell'R2? Un paio di palle. Te lo giuro, tirami di sotto. No, 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 amico. Hai capito molto male. Hai capito veramente male. Merda. Ok. R2? No, non R2, stavo scherzando. Va bene. Poi? Ne hai ancora? Sono morto, sono morto, sono morto. Sono morto, sono morto. Porca merda, ho droppato tutto. L'ho detto. A me i demoni della titanite stanno fortemente sui coglioni. Com'è? Qua tutto a posto perché ho distrutto mezza... Ci siamo?
Com'è? Tutto ok? Tutto ok? Tutti vivi? Ok. Va bene, torniamo umani. Doveva succedere? Doveva succedere? Era tenuto in conto, quindi va bene. Che zona di merda! Che zona di merda! Che odio! Che odio! Che odio! Che rabbia! Va bene. Va bene. Ai ai ai. Qua, aspettate, fatemi vedere se... Ok. Ok, benissimo. Molta calma, torniamo là. Non è successo niente, va bene, ci sta. Fa parte del gioco. La morte è parte del gioco, quindi va bene. La prendiamo con filosofia. Va benissimo. Mi era volato il microfono, mi era volato il controller, mi era volato tutto. Stavo facendo volare la postazione, praticamente, va bene. Ok. Va bene. Allora, torniamo dove eravamo prima. Ma se tipo facciamo finta che stavolta lo skippiamo, il demone della titanite, ce lo saltiamo completamente... Lo skippiamo? Perché di nuovo di tirar via il microfono non ho tutta sta grande voglia. Beh, dai, facciamo sta robetta stavolta. Allora, qua saltiamo tutti. Ritorniamo dove eravamo prima. Scusate, perché io vorrei capire, ci siamo ancora con l'audio? Prova. Ci siamo, va bene. Perfetto. No, mi è venuto il dubbio. Un attimino, devo mettere questo. Devo sistemare. Ah, ok. Oh, ci siamo. Sì, perfetto. No, perché mi era venuto un attimo il dubbio nel far volare via tutto. Ok. Ricalcoliamo la situazione. Ok, si riscende, sì, va bene. Che palle enormi, quadrate. Madonna, che due palle, va bene. Andiamo. Dai. Sì, via. Ora. Ma non è per male, io ti voglio bene, giusto? Però non puoi, cioè non puoi semplicemente. Non puoi, punto, non puoi. Quindi fai quello che devi, fammi passare. Ho detto fammi passare. Ok. Vai, fai il tuo, va bene, sì, lancia le tue stronzate. Benissimo. E via. Ok. Che due coglioni. No, te ne andare. Non te ne andare. Oh, ok. Ti tenete scinti. No. No, Soleir. No, Sambro. No. Chi è? Povero Soleir. Poraccio, veramente, a parte tutto. E vabbè. Va bene. Due umanità. Talismano del sole. Spada leggera del sole. Scudo del sole. E tutto il set del povero Soleil a questo punto. Va bene. E questi schifi. Via. Medaglione? Loro droppano i medaglioni del sole. Però non scappate via, perché se no non abbiamo concluso niente. Cioè... Allora, via, crepate, ok. Questa è una shortcut, quella ha droppato pure, va benissimo. Larva del sole, ok. E altro medaglione, ma fin quando droppate, a me va più che bene. Adesso, ok.
Io tornerei indietro, e questo più che altro faceva da shortcut per andare un po' a semplificare la situazione. Risaltiamo il nostro amico. Stai tranquillo, stai nel tuo. Vai, vai, sei freschi. Senti come alita. Va bene. Stai nel tuo. Sei un grandissimo figlio di zoccola, lo sai? Cioè, hai presente di questa cosa? Se tu hai presente. Incredibile sta roba. Incredibile. No, ti sento che spari le tue stronzatelle, via. Ora dicevo. Tanto allora li rifacciamo un attimino fuori. Perché adesso voglio scendere sotto. Sì. Quindi loro via. Di qua. Merda! Va bene. Spettacolo raccapricciante. Ok. Prima di scendere sotto e morire, quindi, perché faccio quello più o meno. Quel drop. Va bene. Che fa? Che cosa? Che fa? Balla? Balli, Frankie? Balla, balla. Va bene. Mi sa che devo calarmi di sotto veramente, perché. Ma scusa, ma lì come. Non ho ricordo di questa. Della zona, effettivamente. Bah, ma sti cazzi. Cioè, onestamente, a una certa. Aia! Allora, non è l'ideale finirci di sopra? Perché. Via! Allora, R2 caricato. Qui devo fare un'attenzione spaventosa. Perché loro, esatto, rompono l'equipaggiamento. Quindi R2. Sarebbe stato meraviglioso prenderli entrambi. Invece no, R2. Ok, quello mi è piaciuto. R2. R2 carica stamina. Perfetto, è andata in maniera dignitosa. Anima guerriero coraggioso. Titanite verde grande. Ne abbiamo due. Pezzo di titanite rossa. Ah, un altro ne abbiamo. R2. For the win, ok. Poi. Diciamo che la zona è relativamente finita. Perché qui ci si schiatta. Sì. Qui. Che palle questo movimento in queste zone. Vado più veloce rotolando. Ah, ok. Che abbiamo qua? Noi trappolozzi? No? Questo non vedo la catena, nel dubbio colpisco. Ok. Lastra di titanite rossa. Yikes. Ok. Benissimo. Allora. Come si esce da questo posto malefico e maledetto? Non si esce. O comunque, cioè devo usare un osso da ritorno? No, sarebbe una stronzata. Però mi sa che. Piano, questi gargarismi. Però mi sa proprio. Mi sa proprio. Mi sa di sì. Oppure. Scala, 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 scala. Scaletta. Finiamo. Wow, che. Ah, ok, si è ribaltata la situazione. Io sono sopra e lui è sotto. Va bene. Non per male. In amicizia. Allora. Ma a salire? A tornare sopra? Cioè, devo usare comunque l'osso di ritorno. Perché? Perché? Perché?
Mi sono rotto le palle, onestamente. Usiamo l'osso di ritorno e via. Onestamente, sì. Va, via, basta, basta, basta. Via, 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 ok. Allora, adesso. Ah, da qui vogliamo andare? Va bene, andiamo da qui. Va bene. E sempre facciamo lo switch. Sta zona sta regalando grandi emozioni. Tutte le sta regalando. Rancore, rabbia, odio, felicità, clamore, spavento, stupore, schifezza, tutto, tutto quello che si può regalare. Va bene. Rimettiamo l'anello di Havel. E ok. Allora. Ora io lo so che non farò mai la culla del caos al primo tentativo perché finisco di sotto al 100%. 100%. Sicuro che ci schiatto. Sicuro. Qualcosa la vado a cannare, quindi va bene. Andiamo. Via, non vi voglio. Andate via. Fatemi passare. Ok. Allora, qual è il piano d'azione? C'è un modo che teoricamente dovrebbe andare a semplificare il tutto con la culla del caos. Voglio provare ad attuarlo. Provare. Che sicuramente qualche stronzata la faccio, quindi vediamo. Allora, mi serve per applicare quel metodo un arco. Intanto scendiamo, andiamo. Intanto andiamo. Quindi, un arco ce l'ho. Un arco ce l'ho, giusto? Magari se non lo cerchiamo negli scudi. Sì. Vabbè, anche se non lo posso usare, sti cazzi. Le frecce le ho, ok. Perché l'idea è quella di distruggere le palle della culla del caos direttamente dalla posizione iniziale, senza dover andare a crepare effettivamente. Salve. Allora, è possibile questa cosa? Se tipo facciamo una robetta in questa maniera, no? Per la scienza. Proviamo. No, già si rompono i rametti ed è tanta roba. Non succede più niente, quindi mi sa che devo cambiare posizione, non da qui. Non ci provare. Ok. Da qui, forse? Vedo che si rompono. Anche le palle si rompono nel frattempo. Non colpisco più nulla. Ebbè, ma tanto vale che... Cioè, veramente. Le frecce stanno andando. Mi sa che l'ho cagata tantissimo. Porca puttana. Ne ho altre, vero? No, quelle pesanti. È finita. Devo fare la culla del caos in maniera legit, che è una cosa terribile. E vediamo. Allora, calma. Non fa cose. Allora, ora teoricamente... Oh, no, c'è un altro modo. Oddio, la speranza non è morta, è l'ultima a morire. Muoio io prima della speranza. Se io quitto e rientro... Sì, vabbè, soffri, va bene, soffri tantissimo. Brava, sì, va bene. Ok. Bella lei. Se io faccio tipo sta roba, no? Esco e rientro. Sono di nuovo fuori dalla nebbia, però rientrando la palla destra è già andata. Quindi di conseguenza io rispawno al centro della zona e mi tocca solo andare alla parte sinistra. Giusto? Giù.
Vediamo. È una cagata? È una cagata oppure ci siamo? Scendiamo. Momento della verità. Palla destra. Andata. Ok, perfetto. Tocca quella. Ma ci devo arrivare. Ci devo arrivare. Ci si deve arrivare. Allora. Calma. 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 Non mi tirare sotto, ti prego. No, per favore. Ti prego, eh. Calma. Calma. Vabbè. Merda! Fammi saltare! Che... Via! Non è possibile, non è possibile, un incubo. Madonna, che tragedia, che tragedia, che tragedia, che tragedia. Via, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Entra, per favore. Colpisci sta merda. Va benissimo. Va benissimo. Va benissimo. Ok. Ora la parte più stronza, probabilmente. Quella più drammatica. Allora, intanto rifacciamo quel discorso là, così ci rimettiamo al centro, resettiamo la situazione. Ora c'è la parte più disperata. Quella che probabilmente mi farà uscire fuori di testa. Il salto al centro. Il salto al centro è una merda questo salto. Questo salto, potete chiedere a chiunque abbia giocato Dark Souls, è una schifezza con 4 S. Non solo perché ci si deve arrivare lì adesso al centro, ma anche perché si deve cadere nella parte giusta. Porca puttana. Vabbè, niente, vabbè, meraviglia. E mo stiamo qua a tentare per anni, per secoli staremo qua. Ok, intanto facciamolo rompere perché voglio. Vedete che dico quando dico che è una merda, onestamente? Dov'è? Dov'è? Cioè, io dico una cosa. Io capisco, no? Io posso capire tante robe del tipo. È un boss non bello. È un boss. Non è nemmeno un boss, effettivamente, perché è ai limiti dell'essere una porcata, sta roba. Però nemmeno in questa maniera. Nemmeno in questa maniera perché tu mi causi l'esaurimento nervoso così. Perché tu mi causi la fine. Perché tu mi fai diventare vuoto. Io divento vuoto. Brando, non mi guardare, tranquillo, bau bau, dormi, vai tranquillo. Cioè, questa è una roba atroce. Cioè, questa è cattiveria. Questa è cattiveria, non è divertente. Non è qualcosa di difficile perché manca della skill. Questa è proprio deficienza artificiale a tutti gli effetti. Ed è una cosa che mi fa impazzire, mi fa girare i coglioni in un modo impressionante. Va bene. Vabbè. Torniamo là, torniamo là. L'ho detto, la culla del caos. Signori, la culla del caos è questo. È una schifezza. Cioè, è un tentare fino a quando non ti va di culo, fino a quando non becchi il buco. Cheat. Cheat, in questo caso. Fino a quando non becchi il buco. Va bene. Che veramente che. Che roba. Che roba. Che roba. Che incredibile, comunque. Incredibile. Si potrebbe fare una compilation di tutte le volte che. Cioè, non.
Oh signore, torniamo là, torniamo, tanto qua mi ricompongo un attimo. Ok. E torniamo. Va bene. Bene, Dark Souls. Ah, cosa positiva è che si è rotta già la parte che si doveva rompere. Un'altra botta al microfono, diamola. Così almeno vedo dove devo saltare. Però è una roba. Cioè, è atroce. È atroce. Devo saltare alla cieca. Devo saltare alla cieca. Quindi. Beh, poi. Vabbè, sì, grazie, sono appena arrivato. Posso? Posso? Ok. Devo saltare alla cieca, quindi via. Non posso. Non si può. La minima. Ok. Cortesemente. Non mi posso muovere. Non mi posso muovere. Incredibile sta roba. È davvero incredibile sta roba. Ah, vai. Ok. Ora. Porca merda. Niente. Ai 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 ai. Vabbè. Ho un'idea. C'è l'idea. Ah, ero in Fetrol! Io sono uno stronzo comunque. Io avevo dimenticato di rimettere l'anello di Havel. Oppure l'avevo messo. Non lo so, non ci ho fatto caso. Mamma mia. Oh signore, va bene. Allora, torniamo. Con calma. Di nuovo. Va bene. Dicevo, l'idea è quella di togliere completamente il set, l'armatura, in modo da stare in Festrol, in questo caso. Che forse è la cosa migliore, perché tanto a livello di danni mi distrugge lo stesso, cioè non cambia più di tanto. A livello di equilibrio mi tira giù lo stesso, quindi che cambia? Niente, esatto, nulla, completamente, ci muoviamo? Grazie. Quindi va bene così. Facciamola in questa maniera, facciamola in questa maniera. Oppure. Ma può essere che non riuscivo nemmeno ad andare avanti, forse perché ero in Fetrol. Non lo so. Non lo so. Vediamo. Vediamo. Però mi sta facendo veramente imbestialire sta roba. Via. Terzo tentativo. Vediamo. Dio ce la mandi buona. Vediamo se. Ci va un po'. Vediamo se in qualche maniera si può. Mi sto rincoglionendo pure. Ok. No, forse non hai capito. Allora, forse non ci stiamo proprio capendo. Mi fai passare cortesemente? Ok. Per favore. E anche senza mutande così magari il buco lo becchiamo. Comunque è andata, devo dire, è andata meravigliosamente ora. È andata a meraviglia adesso. Cioè, incredibile sta roba. Incredibile. No, ma ora di averlo beccato si era beccato. Diciamo che c'è stato qualche problema a livello di direzionamento. Però ci siamo, sempre più vicini al beccare il. Il pertugio. Vabbè. Non è una roba proprio. Stanchezza proprio nell'anima. Stanchezza nell'anima. Mi sento stanco fisicamente. Va bene. Si ritenta, si riprova. Si rifà. Quarto tentativo.
Va bene. Cioè, è andata. Sta live è andata perfetta. A livello proprio di l'anello scordato, l'anello. A livello di proseguimento, dell'andare avanti, è andata in maniera meravigliosa. Cos'è che va a bloccare? Un boss di merda. Un boss di merda, che non è nemmeno un boss a conti fatti. Cioè, una schifezza, è una gimmick. È una gimmick. Quindi va bene. Va bene. Allora, ora cos'è che non è andata? Sono caduto leggermente più a destra. Questo è stato il dramma, il disagio. Quindi, ritorniamo. No, sto pensando completamente nudo, penso mi sciotti, quindi onestamente, cioè, questa intenzione di farmi sciottare dai colpi di Ramoscello lì non ce l'ho. Ma vediamo. Allora. Per favore. Cortese. Ah, tra l'altro ci sono le anime là. Che meraviglia. Tipo, no? Posso? No, ma guarda quanto sei figlia dell'Androcchia. Ma veramente, comunque. Che fai? Cose? Stai facendo qualcosa? Vai! Io vi giuro, è una roba. È atroce. È atroce. Cioè, è atroce. È atroce. È atroce. Non so nemmeno più che cazzo dire. Oh! Vabbè. Incredibile sta roba. Una disgrazia una dopo l'altra, cioè non se ne può più. Nel cervello comincia a salire l'idea veramente di togliere completamente il set. Facciamolo, 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 facciamolo. Va bene. Va bene, sì, così. Andiamo così. Madonna, che soggetto. Che pasticcino. Cazzo. Andiamo. Allora, quindi. Anche se non riprendo le anime, sti cazzi, signori, siamo alla fine. Cioè, dopo la culla del caos c'è Gwyn. E si è finito. E si è finito. Quindi. Dai. 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 Non si può mollare ora, cazzarola, dai. Ostinati, ostinati. Duri, sempre più duri. Allora. L'idea adesso è quella proprio di entrare e fiondarmi subito, subito, senza interruzione, nel buco, lanciarmi alla cieca. Perché così si fa, d'altronde, quindi non. Vediamo. Una preghiera. E via. Ho perso il conto dei tentativi. Non ce la faccio più. Allora, teoricamente in base a quella che è la linea dovrebbe essere questa. Così, dritto per dritto, così. Ma speriamo, va là. Vai. Va bene. Non è possibile. Io non ce la posso fare più, però. Ti prego, fammi curare. Ok. Minchia, ma quanto sei. Zitto, 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 zitti, 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 zitti,
Suga! Ah! Abbiamo beccato il buco. Ok. Oh, signore. Oh, signore. Ed ci voleva tanto. Sì, perché è una merda. Ecco perché.
Rimettiamo la roba, non era quella di pietra, dov'è? Guardiano, 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 guardiano. Mamma mia, che tragedia! E adesso? Gente, si va a finire questa disgrazia, effettivamente. Si torna al santuario, ci sediamo perché vogliamo le 20 fiaschette, noi, siamo ingordi. Frant, vecchio Bacucco, sveglia! I'm fine, I'm fine. Wide awake. Not Wide hurting me awake. like an old withering snake. Bello. Madonna galitata che ha tirato. I capelli ho perso. Evita di smascellare comunque. Sì, si tratta di qualcosa di urgente. Fammi scendere sotto. Stay still for a moment. Va bene, non mi muovo, sono qua. Oh, signore. Questa fino ad ora è stata la live, penso che mi abbia più messo a dura prova, provato da un punto di vista mentale, ma più che altro solo ed esclusivamente per questo boss maledetto, per la culla del caos, che è veramente è una roba insensata, insensata. Altare del legame del fuoco, ci sediamo e doniamo. Ah, ecco, offri, non vedevo. Dai. Che fatica. La luce! Povero microfono, le botte che si è preso oggi. Ok. E io vabbè, mi siedo un attimino, tanto per. E andiamo! E andiamo! E andiamo! Quindi. Eccola. La fornace della prima fiamma. Dove tutto ebbe inizio e dove tutto finisce a questo punto. Benissimo. E merdaccia secca, i cavalieri neri. L'R2 for the win. Testiamo l'R2. Tua mamma non proprio. Ok, io mi curo con l'umanità. Ha droppato. Ora. Ora, sono quattro live che dico, ah, ma è un gioco, per il gioco intero non mi ha droppato lo spadone del Re Cavaliere, me lo droppa alla fine del gioco. Va bene, Dark Souls, va bene. Con un'umanità, tra l'altro, con un'umanità incanalata, quindi il minimo della fortuna possibile. Anche che roba incredibile questo gioco, che controsenso, che controsenso. Ok, ti è backstab nell'ano e via pure tu. Vabbè, pezzo di titanite rossa. E andiamo. Ok. Allora. Ah, che zona simpatica da esplorare. Tu proprio da là ti devi togliere. Cioè, non hai capito. Non hai capito nulla. No, 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 no. Non hai capito, aspetta. Perché già ti sento che stai. No, 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 no,
nessuno si fa male. La facciamo pacifica? Famola pacifica. Fammi andare. Fammi andare, non rompere. Ah no, per un attimo mi aveva ascoltato. Tiè. Ok. Un altro. Ah, ora stiamo esagerando però. Cioè, di che nulla, di che li droppano così. Ma per favore.
Ma in che senso? Ok, salve. Lei è l'uomo con l'ascia? Lo gnomo con l'ascia? Ti devi parare per forza, vero? Liscio? Ok. Va bene. Ah, pure. Ma tutti in fila ci sono. Tutti in ordine. Ok. Dalla barda? Ma nemmeno per il pisellino. Ok. Signori. Boss finale. Allora, l'idea sarebbe quello, l'ideale, di combatterlo con i perri, se riesco a farli. Ma tentiamo, dai, tanto. Siamo qua, ormai. Andiamo di perri? Andiamo di perri. Win. Blim, blim, blim. Madonna mia! Ok. No, la presa no. Ok. No. 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 Ok. Plin, 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 plin. Fiaschetta. No, liscio. Hasta luego, Gwyn. No, il cazzarolo, un colpo. Ora. Ora sta luego, vabbè. Signori, ce l'abbiamo! Distrutto a Perry. Distrutto a Perry. E chiudiamo. Si chiude. Vincoliamo il falò? E vincoliamo sta fiamma. Ma scusa, ma quante dita ho? Tre? Che cosa? Va bene. Ok. Non sono scomodi come quanti. Ok. Allora. Ai ai ai, la schiena. Adam Piesiak. Va bene. E ce l'abbiamo. Eppure Dark Souls è andato. Tutti i boss. Va bene. E il prossimo, chiaramente, seguire per quella che è l'antologia del Souls-like sarà il 2. Anche se la prossima live... GG, GG, sì, cazzarola. Anche se la prossima live a questo punto... Ma dovrebbe essere domani già, però fascia pomeridiana. E stavo pensando a cosa... Domani no, domani si continua con l'Evil Saga, quindi si chiude Resident Evil 3, effettivamente. Penso si chiuda, perché in base a dove... Sì, si può chiudere. E cos'altro? Cos'altro? Niente, voglio semplicemente, come sempre, ringraziare chi è entrato in live, chi si è rincotonito. Ti ringrazio nuovamente, Gregorix, The Gregorix. Chi magari recupererà il tutto, tutta sta disgrazia a parte, su YouTube, perché ora si va a ricaricare integralmente tutta sta ciofeca. piacere mio. Ringrazio chi come al solito ringrazia, sì, va bene, è partita, è andato, niente, proprio partito, cazzo. Ringrazio chi supporta anche al di fuori
di quello che può essere Twitch, di quello che può essere YouTube, di quello che può essere la real life. E niente, signori. Io direi che ci si becca alla prossima, a questo punto. Quindi, non troppo lontano, a domani.